chiedermi dove andare, se non lo sai. Sono una guardia, non un banditore. Non riesco a immaginare di vivere da un'altra parte. Quando ero piccolo ho incontrato una nora. Ricordo solo quanto fosse pesante il suo acqua. Ho inviato un messaggero alla conquista per informare tutti. Se avrete bisogno di qualcosa per i preparativi, chiedo felice di vederti. Non ci sono parole per Ersa. Sapere che è viva e poi perdere la speranza è crudele. Ersa non vorrebbe troppi discorsi. Vorrebbe che trovassimo Derval. Ha detto che parlava di fumo che ricopre il sole. Digli che cosa hai scoperto. Una lettera. Parla di un carico di vampa spedito a un deposito qui. Solo che non era indirizzata a Derval, ma a un certo Elund il Forgiatore. Questo nome vi dice niente? Mi suona familiare. Sì, è un signorotto. Gli Oseram hanno comprato diversi edifici in tutta la città, compreso uno a quel nome. Fammi pensare, è al confine della messa, vicino al tempio. Era un negozio, ora potrebbe servire da deposito. Se Derval ha usato quel nome per comprarlo, potrebbe essere perfino lì. Radunerò i miei uomini. Ci vediamo là. Eren, aspetta. Ricorda che nessuno odia Derval più della tua tribù. Gli altri clan pagherebbero pur di averlo. Prenderlo vivo, per usarlo come merce di scambio, non puoi dire sul serio. La nostra sicurezza dipende dal mantenere la pace. Se si presenta l'occasione, prendetelo vivo. Consideralo un ordine. Aloy, un momento. Grazie. Quando abbiamo parlato, Erend ha sorvolato sui dettagli della morte di Ersa. Comprensibile, certo. Ma ora che sono solo con la mia immaginazione, penso sempre a quei dettagli. Tu eri lì. Ha sofferto. A lei non importava niente del suo dolore. Era preoccupata per suo fratello. Era preoccupata per te. Grazie a lui. Avevo bisogno di sapere che sono nella sua mente come lei è nella mia. Trova Derval e portalo al mio cospetto. Risponderà dei suoi crimini. Non voglio farti perdere tempo. Troverai Eren dal deposito. Mi sono sempre chiesto, siete tutti cacciatori e guerrieri o solo qualcuno di voi? Meglio trovare un appiglio. Spero di non avere niente. Un altro po' di sporco e anche tu passeresti per Oseram. Hai un momento per parlare di raffinatezze? Ti va di acquistare qualcosa? Non sono semplici merci. Sono Ascolta, non avere bambini se riesci. Non avresti tanta voglia di parlarmi se mi conoscessi. Il posto è questo. Sei a casa, Derval? C'è una sorpresa per te. O lui ha una sorpresa per noi. È una bomba. Non mi sembra grande. Ma basta ad ucciderci. Bene, starò zitto. Vampa. Deve esserci una perdita al piano di sopra.
È parecchia vampa. Se la bomba di sotto esplodesse, sarebbe come Derval ha promesso. Il fumo oscurerebbe il sole e la città finirebbe in fiamme. Deve esserci un modo per fermarla. Se ce ne sbarazzassimo in qualche modo, l'esplosione sarebbe contenuta. Se ce ne sbarazzassimo in qualche modo, l'esplosione sarebbe contenuta. Se provassi a smantellarla, una trappola la farebbe esplodere. Allora, quella cosa esploderà. Se ce ne sbarazzassimo in qualche modo, l'esplosione sarebbe contenuta. Se la bomba esplodesse, la vampa scatenerebbe una tempesta di fuoco. Forse c'è un modo per aprire la finestra e sbarazzarmi del combustibile per la bomba. Sembra un supporto di legno, non molto solido. Aiutami a spingerlo fuori. Ok. Forza, Bruta, nessun problema. A che serve? A salvare la città, spero. Ma quando la vampa cadrà, scappa, perché innescherà la trappola sulla bomba al piano di sotto. Sopravvivremo. Probabilmente no. Ora spingi. Oh, sì! Era l'unica occasione di Derval, e Meridiana è ancora in piedi. Non è finita. Derval voleva che Avad guardasse. Impossibile. Dovrebbe entrare nel palazzo, ed è ben difeso. Torniamo indietro per sicurezza. Io guardo in giro. Forse gli uomini di Derval hanno lasciato qualcosa. Ok, tranquilla. Se prova a entrare a palazzo, è finito. Tracce di stivali. Sono un po' sporchi di vampa. Presto! Raggiungete le fiamme e create una catena umana! Infatti sono morti per mano del re folle. Prima che riuscissimo a fermare. Ma cosa? Non sentivo un'esplosione del genere dalla liberazione. Mi concedi un attimo, straniera? C'è del fumo che risale dal confine di Meridiana. Siamo sotto attacco. Le tracce proseguono dentro. Un altro dei nascondigli di Derval. Deve essere qui che Derval ha assemblato il detonatore. Oh no, ha scavato un tunnel nella parete. Derval è riuscito a entrare nel palazzo. Derval.
Avrei tanto voluto vedere il dio del sole in giro. Sanno che sono qui. Guardati, Avad. L'erede di un re pazzo che si dimena. Mi hai privato del diritto di uccidere tuo padre. Quindi dovrò accontentarmi di te. Mi divertirò a vedere i Karja bruciare. Soprattutto perché tu assisterai insieme a me. Di addio alla tua meridiana, Avad. Respira il fetore e soffoca nelle ceneri. Qualcosa non va. Io non ho sentito niente! C'è del fumo che sale dal margine della mesa! No! Dovrebbe essere un inferno! E non il fumo di un carbonaio! Non posso lasciare tutti alla mercé di quella macchina. Dovrei abbandonare qualcos'altro. Cos'è stato? Ah. Tu devi essere la Nora che ha attaccato la mia base. E disattivato la tua bomba. Sei stata tu? Bah, bomba o meno. Imbratterò quel trono con il sangue. Prima il tuo, poi quello di Avad. Abbiamo compagnia. Sta iniziando a irritarmi. Aveva un esercito. Ucciso che ti era zia. La selvaggia è mia. Perché, Avad? Ma sempre con due signore. Ho un re sole da uccidere! Muoverti! Ho un re sole da uccidere! Una selvaggia è niente. Non è ancora finita, Nora. Come ogni inventore Oseram che si rispetti, io ho sempre un terzo piano.
Venite a prendermi. I maestosi pericolosi smerigli! Non fare mai il lavoro se hai una macchina che può farlo per te! Spero che ti piaccia ascoltare queste cose, perché ne stanno arrivando altre! Non fare mai il lavoro se hai una macchina che può farlo per te! Non posso portare altro.
Anche se vorrei che Ersa fosse qui per ucciderti, non mi spiacerà farlo io. Ma avanti! Non ho paura! Ma visto che si tratta di te, Erend, fallirai! Io so qual è la tua paura. Tornare a Prima Fonte in catene. Ogni clan della Conquista ti vorrebbe morto. E sa come farlo in modo doloroso. Farebbero a gara per il privilegio. È proprio da te lasciare che gli altri uccidano al tuo posto. Silenzio! Sei nelle mani del Re Sole adesso. Aloy, dirti che hai tutta la mia gratitudine non è sufficiente. Mi hai salvato la vita e hai salvato Meridiana. E verrà fatta giustizia per l'omicidio di Ersa. La piangeremo sapendo la verità, senza dolorose incertezze. È difficile pensare a dove saremmo senza di te. E non voglio farlo. Spero che vorrai restare a Meridiana. Tu ed Ersa eravate... voglio dire... Immagino sia ovvio come mi senta. Cosa provassi per lei. Non mi dava solo consigli. Mi dava forza. Non potevo stare con lei. Le relazioni fra i Karja e gli Oseram a Meridiana sono sempre state instabili. L'unione fra il Re Sole e una guerriera Oseram avrebbe scatenato una rivolta in città. E forse una guerra fra clan. Qualcuno lo sapeva? Solo uno. Derval. Voleva Ersa, ma lei lo rifiutava. E così la gelosia è diventata un altro dei suoi motivi d'odio. Cosa succederà esattamente a Derval? Per adesso resterà rinchiuso in una cella sotto al cerchio del sole qui a Meridiana. Ciò che succederà dopo che avremo negoziato la sua estradizione a Prima Fonte, ora non mi importa. Mio padre era molto creativo quanto a torture da infliggere. Ma alcuni congegni Oseram superano anche la sua inventiva. Che spreco. Derval è un uomo brillante. Chissà cosa avrebbe realizzato se non fosse stato per mio padre. Perché vuoi che io resti a Meridiana? Direi che è abbastanza scontato. Non per me. Beh, tanto per cominciare, hai evitato che la città finisse in fiamme. E sei forte, astuta e capace. Mi farebbe comodo una come te al mio fianco. Forse varrebbe la pena esaminare un attimo quello che hai detto. Da poco hai perso Ersa. Una donna che stava al tuo fianco e che poteva essere facilmente descritta come forte, astuta e capace. È evidente cosa provassi per lei. E adesso mi stai chiedendo di prendere il suo posto. È un'offerta di lavoro o una proposta? Per il sole, è proprio vero che condividi molto con Ersa. Compreso un occhio per le assurdità. Ti prego, accetta le mie scuse. Sto correndo un po' troppo. Mi serve tempo per capire i miei sentimenti. Ti sarò riconoscente per sempre, Aloy. E col tempo
Mi piacerebbe conoscerti meglio. Siamo d'accordo, allora? Io so chi ha attaccato Inora. Una fazione dei Cargia delle Ombre chiamata Eclissi. Stanno riesumando macchine antiche, armi che vogliono usare per colpire Meridiana. Capisco. Questo conferma le voci che ho sentito da Marad. Una cellula dei Cargia delle Ombre, macchine corrotte a piede libero. Quando attaccheranno, lo sai? Non ne sono sicura. Faremo di tutto per prepararci. Tienimi informato, per favore. Aloy, stavo giusto pensando a Ersa. Lei avrebbe ucciso Derval, lo so. Ecco perché era andata a incontrarlo, per eliminarlo. Ma mi ha anche detto di crescere. Lo ammetto, un po' mi ha fatto male, ma ne farò tesoro. E suppongo che crescere significhi fare ciò che devi e non quello che vorresti, no? A me lo chiedi. Sono certa che hai più anni di me. Già, ma non mi comporto da tale, vero? Con Derval l'hai fatto. Non darmi troppo credito. Se ci penso, aspetto ancora l'occasione per rompergli il collo. Sì, ma non lo farai, perché sei un bravo capitano. Ora basta. Mi farei piangere. Quindi, dopo tutto questo, che ne sarà di Erend l'Avanguardia? Tornerò per un po' alla e daremo sepoltura a Ersa. Come vorrebbe lei. E intendo meno chiacchiere e più birra. Ma pensi che faranno gli Oseram a Derval? Per iniziare, ne discuteranno per molto tempo. Ma qualsiasi cosa decidano, non sarà rapida. Me ne farò una ragione. In effetti, potrei passare dalla sua cella sotto al cerchio e ricordargli cosa lo aspetta. Beh... Lo so, ora devi andare. Assassini da scovare, macchine da domare. Tutto prima di colazione. Sai una cosa? Quando ti ho visto pensavo fosse un bel colpo parlare con una bella ragazza nascosta in mezzo al nulla. Ma ora capisco che sono stato fortunato ad avere un minuto del tuo tempo. Cerca di non dimenticarmi quando sarai là fuori a cambiare il mondo. Troverò sempre un minuto per te. Magari anche due. Due? Le piaccio.